cosa, io sono andato con Debbie, mo invece verso Ossigeno Supra a fare l'altro Sì, coso, perché io infatti. sono entrata da admin, ho visto che c'era già gente, allora sono andata direttamente all'altro ossigeno. Ho visto Pallina entrare, Scarlett tipo era alla carta. Sì. Io sono stato zona admin tutto il tempo, ho fatto i due ossigeni, poi i cavi, la scheda, sono stato lì, quindi ho visto Pallina e mo' verso la Sì. fine Scarlett Sì, e sì, sì. niente. Nessun altro. Però il problema è che questa, cioè, verso Med Bay può essere che è stata fatta allo start. Bisognerebbe vedere dove stanno gli altri. Carla e Alberto, vi sentiamo bisbigliare No, in sottovoce. realtà penso sia Carlo. Ah, ok, Carla. Bisbigliare. È Carlo. Ragazzi, io non so chi votare, Neanch'io. perché io il giro che ho fatto è stato da sotto e non sono mai andato su. Io sono stato La parecchio prima tempo con elettrica. Pallina, la maggior parte. E io sono stata parecchio tempo Anche io con loro con sono stato. Trump, quindi Il mi fatto è che hanno sentirei di ammazzato tutti scagionarlo, però. subito. Sì, troppo Infatti, cioè, non è velocemente, passato molto strano. tempo. Cioè, no, Ma come nessuno è strano. crashato, sono tutti quanti stati uccisi. Insomma. Comunque sembra una messa in sottofondo, eh. Io, infatti, sì, sembra una messa. Io Io per una timerei. questione di. Io sono per una questione di. No, cioè, sì, skippo perché non so su chi andare. No, nemmeno io. Idea. Io Anche io. skippo. Vabbè. Posso sapere un attimo chi Però. è Trump? È Francesco. Francesco. Giusto per associare le voci. Sì, scusa. Mamma, mamma, scusa, ti ho detto a me quello che ha dato fastidio. Allora, intanto saluto chi guarderà la partita dopo che ora ci sono, per adesso ci sono ancora zero visualizzazioni, quindi saluto chi guarderà la partita dopo. E insomma, niente, classica giocata da Among Us della sera con un gruppetto. Non capisco. Ah, wow. In realtà ne ero sicura, Devi sicurissima. Va bene, ragazzi, accusare, questa però. partita è andata subito così, veloce La veloce. partita più veloce del Che bella. Infatti. Infatti. Effettivamente erano Allora, 11-2 che non si continuerei erano di colore visti bianco. nella zona. Esatto. Sì, che si erano anche coperti a vicenda a un certo punto. Ma avete sbagliato a lasciare la cosa sullo skippare perché eravate in 5 e bastava Sì. una kill Infatti sì. per vincere. Oggi ci si butta. Vabbè. Cioè io stavo per accusare qualcuno, poi ho detto, vabbè, ma Che ci lasciamo stare. frega? Divertiamoci, uccidiamo qualcun altro. Bene. È stata Dai, i molto primi a rapida morire. questa. La cosa bella, Stefano, è che io avevo già Mi fatto sono la kill su cagato Alberto, sotto quando quindi sei arrivato io stavo ricaricando. Poi ho visto Deborah e ho ok. iniziato a fare su e giù, come a dire, fermati, vieni su, quindi avanzavo e lei mi seguiva piano piano. Poi quando ti ha visto ha capito e ti è venuto a È uccidere. la morte. Ma quando hai ucciso me stavi nella botola? No, no, tu avevi appena finito di fare ossigeno, io E ero poi? venuto a vedere chi ci fu. Ti ho ucciso. Non ti ho Tu hai fatto visto uscire, non ti ho ossigeno, io ti ho visto visto entrare entrare. proprio. Faccio partire o aspettiamo Eh qualcuno? no, Oh, ci sta non c'è Carlo? Carlo. Carlo. Sì, c'è Carlo sul server di Discord, però non lo sento No, non sento manco più la messa io. ora. Forse si è mutato. No, Non io ci lo senti? vedo. Non vedo nessun microfono mutato. Carlo, prova, prova, Sassa. Poi Lucia il muta esternamente lui, il Ah. microfono esterno. Ah, il microfono, sì. Se ci senti, batti un colpo. Prova, prova. Carlo?
gli mandiamo un messaggio sul telefono, perché se lui sta mutato non ci sentirà mai. Mandare un messaggio. L'ho contattato. Ma perché non ci sentirà mai, se no se sta mutato. Ah, ha detto no, dobbiamo, possiamo andare. Allora aumenta la kill cooldown un po', perché cerchiamo di fare almeno il primo round massimo due morti, perché facciamo 45-50 55 allora. Vabbè, un minuto, quello manco 5, però, così è troppo, cioè, così non uccidi mai giochi più brevi a uno lunghissimo, onestamente. È vero. Bene. Sospettoso ha ragione. Alex, grazie. Mi ha messo il follow. Grazie, Francesco, Alex. Dimmi qualcosa. Ha detto, non ho sentito. Ha detto di stare zitta. Fatto bene. So di che parli. È perché tu gli hai insegnato a comportarsi. Vai, parti. Stefano, tocca a te. Parti. Anche se mi hai detto di sapere. Io mi devo mutare su Discord, non sono dimenticata. Perfetto. Dobbiamo fare. È Deborah. Va bene. Ho proprio visto l'hai vista. Cioè, Deborah non prova neanche a giustificarsi. Va bene, ragazzi. Ti vede. Tra l'altro io non avevo capito pure da prima, perché stavano andando tutte alle emergenze e Debbie andava nella direzione opposta, stava là. Ho sbagliato. Vergognati. Io saluto il mio unico spettatore, ragazzi, salutate lo spettatore. Fai niente. No, ero mutata su Discord. Ragazzi, salutate lo spettatore che ci sta seguendo. Ciao spettatore. Ok, vabbè, io adesso posso parlare. Quindi niente, sono morta all'inizio. Che bella cosa. Ora commentiamo la partita. Allora, ragazzi, per chi ci sta seguendo e per chi ci seguirà, io sto giocando da Nintendo Switch a computer. Ho il gioco in italiano perché è da Switch, quindi è strano. Debbie che è morto, giusto? Io ho un'idea, cioè non so se voi avete un'idea, però io ho visto mio fratello letteralmente sopra la botola di Electrical. Non vedo perché ci dovresti stare. C'è la task, c'è il download. Non è esattamente sopra. Quanto tempo sopra? Ragazzi, è sopra, confermate. Guarda, io sono andato in Electrical e poi sono... Provo a uscire. Scusa, io ti ho incrociato risalendo. Mentre risalivamo in quel momento. Ma dici in quel momento. Ma quando è che lei tiene l'elettrica sopra la botola?
Tu mi hai visto, ti ricordi di avermi visto? Sì, sì, ti ho visto. Ah, tipo Albert. Sì, fuori da Electrical. Quando sono uscito da Electrical, prima che, cioè, prima di, uscendo, diciamo, l'avevo visto dentro che stava esattamente sopra la botola. Oh no, che costava già da prima che ha fatto lui le luci. Vabbè, ok. Ho fatto io le luci, ma Alessio dice che era nella sala dove si vedono le cam, quindi in telecamere. Io non ci sono mai stato in telecamere. Ma tra l'altro io sono stato tutto il tempo con Alberto quando a un certo punto è entrato. Aspetta, leggi che sta scrivendo Alessio. Ho visto Scarlett, sì, allora, io... pure se, allora, posso... Io ho incontrato qualcuno, una cosa, pure secondo me è Scarlett, perché è l'ultima che ha votato Debbie facendo vabbè, come a dire, non posso aiutarla e la devo votare. Però è una mia supposizione basata su, cioè, ho visto lì la cosa. Ho notato questa cosa. Però volendo potrebbe anche non votare il... questo turno, visto che è solo uno. Sì. Ma io voterei Scarlett, scusa. Alessio. Io è vero, sono salita di lì, ma non sono entrata di là. Cioè, sono salita per quel corridoio. Sì. E ho visto qualcuno che stava scendendo, ma non sono andata di là. Alessio, mi sembra un po' da... l'ho appena detto io ad Alessio di entrare e uscire dai Discord. Ok. Sì, ero nella sala. Mi sentite? Ok. Ero nella sala a sinistra dove si vedono tutte le camere, diciamo, a video, non mi ricordo come si chiama. Ok. E praticamente ho visto allontanarsi verso l'engine superiore Scarlett, che veniva dal basso, cioè veniva da lì. Ora, questo è quello no, che ho visto. Io stavo salendo dal corridoio, ma non sono entrata nella stanza. Dove vabbè, io ho visto, io l'ho incrociata proprio davanti al reattore superiore, al motore superiore, e poi... Esatto. Ho trovato il corpo nella stanza delle telecamere. Dove stavi prima di andare lì? Io sono passato da caffetteria. Ok. No, stavo passando di là per il corridoio, cioè ero nella... E dico, prima del corridoio, da dove stavi venendo e dove stavi andando? Ero tipo in Electrical, mi pare, cioè non so se si chiama Electrical quella stanza in basso a sinistra. Si chiama Electrical. 8 secondi. Vabbè, raga, secondo me è da skippare questa. Oh, secondo me. Ora non mi sentono però. Ma dai, per un voto. Cattivissimo. È stato bruttissimo. Perché hai chiuso le porte? Lo sapevo. Sì. Ma non ho chiuso le porte io. Non è inutile che fai. Hai lasciato la tua compagna al primo round da sola. Infatti ha palesemente fatto quel vabbè, come a dire, e mo che faccio? Esatto. Che palle, ero così felice di essere come l'impostore che volevo uccidere subito qualcuno e mi sono sei quello che mi accusa dal nulla. Io sono stato in Electrical che ci sta la task. Cioè lui ci sta la porta davanti. Ma che stanno accusando lui? Non mi fiderò mai più di te. Ti accusa veramente. Mi tratta male e tu ancora non dici nulla. Assassino due volte e meriti tutti i trattamenti brutti del mondo. Ne sono chiuse le porte. Bene, si parte. Non l'ho chiuso io a mia discolpa comunque. Andiamo. Scusate l'interruzione, avete appena finito una cosa oppure state sì, a giocare? Okay. Abbiamo appena iniziato un'altra, ma se ci sei dico tutti di uscire. Ora ci sono, se possiamo fare. Spiegatemi come devo fare per entrare. Ho avuto un po' di casini a casa stasera. No, tranquillo, mo dico a tutti di uscire. Non so come si fa però. Raga, mi sentite? Sì. Ricreiamo una partita, io sono uscito. Sì, no, voglio dire agli altri che stanno giocando di uscire, ma stanno facendo... Perché c'è il sabotaggio in corso. Ma appena lo sbloccano faccio la chiamata. Beh, io vi ho sentito, sono uscito. No, io però ho sentito, esatto, Carlo all'ultimo. Giamile, nel frattempo crea un altro ragazzi, server, cambiate, sì. Raga, c'è uscite, Carlo, usciamo un attimo. Uscite, okay. Che c'è Carlo. Datemi l'introduzione ancora. Come devo fare per accedere al server privato vostro? Perché è la prima volta che gioco, l'ho detto. Okay. Sono... Allora, quindi... ma siete usciti proprio dal server.
Ok, allora creiamo una nuova stanza. Eccoci qua. Devi uccidere Deborah. Così non ci sentiamo. Spiego un attimo le regole. Allora, ora tu sei o impostore o crewmate, non lo devi dire. O nel caso, pure se lo dici, noi non ti crediamo. E se sei... capirlo, cosa tu? Se sei un impostore, c'hai il nome rosso e puoi uccidere la gente. Dopodiché, noi ci mettiamo su Discord in tutta questa fase in cui stiamo giocando. Ci smutiamo solo nel momento in cui viene chiamata un'emergenza, ovvero quando cioè te ne accorgi che il gioco si interrompe e compare una schermata. In quel momento tu su Discord togli il muto, in questo modo noi ci parliamo e cerchiamo di capire chi è l'impostore. Tu ora intanto hai delle task. Se sei impostore devi uccidere la gente, quindi cercare magari qualcuno isolato e lo uccidi. Invece sei crewmate, c'hai delle task che devi fare in giro per la mappa. Sono gialle, sono contrassegnate gialle. Tu le clicchi e cerchi di capire un po' cosa devi fare. Ah, quindi a caso, non è che devo. Sono intuitive, quindi le capisci. Okay, è molto ecco, questa è la schermata. Questa è la schermata. Ragazzi, però un po' di silenzio. Avevo la tasca aperta. Silenzio, dai. C'era vicino a me. Solo quando sono entrato Checco. Poi quando sono uscito Trump. Quando sono entrato c'eri tu, fermi. È stato Stefano, ho fatto la kill davanti a te. No, avevo la tasca aperta, infatti stavo finendo di quando poi l'ho chiusa. Quando poi ho chiuso la task c'era un sacco di gente. Io l'unico che ho visto all'inizio. Io non ci ho chiuso, sono rimasto scioccato, non pensavo. Stefano, io lo voto. Stefano, dai, non so neanche perché ti sia scappata così. Ragazzi, ma che tanto cosa? Cosa, secondo me... cosa? Difenditi, Stefano. Hai ucciso. A difendermi da cosa? Qual è la cosa? Hai ucciso Scarlet. Ho in elettrica. Era Alessio. Era Alessio. Mi sto confondendo con i colori. È Alessio. È stato Alessio. È stato Alessio. In elettrica ci stavano 5 persone, una a fianco all'altro. Io stavo lì e stavo andando a fare i cavi. Ed è morto praticamente davanti a tutti e cinque. Quindi allora, sì, io avevo la tasca aperta, quindi non ho visto, solo detto chi c'era. No, uno qua. Allora, io sono sicuro di Jamil. Jamil è stato fermo. Cioè, chi ha fatto il movimento era appunto tra Scarlet e quest'altro colore che mi sembra Alessio. Perché o è sospizio o è Alessio. Però non sono sicurissimo perché ho visto la cosa e non ci credevo. Per me è Alessio per esclusione. Scusa, perché non potresti essere tu? Eh?
Infatti. Votatemi se volete. No, ma no, io no, non no, dacci la motivazione. Motivazione. Sì, io non ero proprio, dato che c'è la kill vicina, io non ero proprio in mezzo a loro. Io ero un po' più in ritardo, sono arrivato in seconda battuta. Ho visto Jamil fermo, c'era Scarlett e poi c'era questo colore giallognolo. Alessio dice che eravamo in 5, quindi ne manca uno, quindi può essere me ne sono perso uno e non me ne sono accorto. Alessio, tu come ti difendi da questa accusa di Checco? L'ho detto prima, io sono arrivato lì in elettrica, le stavo andando verso i cavi e praticamente è morto, infatti l'ho riportato io. Cioè, quello è proprio morto appena sono arrivato e io subito l'ho riportato. Però c'erano però se tu sei persone... Allora, aspetta, però se tu sei appena arrivato, ero io quello più lontano. Quindi avrei... No, cioè... eravamo tutti lì, no, vabbè, appena arrivato, nel senso, eravamo tutti quanti lì. C'erano 5 persone là intorno. Quindi uno di quei 5 potrebbe essere. Io non ho visto nessun movimento. Allora, facciamo una cosa. Dato che io voglio che vincano i buoni, non mi interessa. Sapete, se volete votare... Ma sapete, Jamil è buono al 100%, perché Jamil non ha fatto niente. Aspetta, non lo so perché sono due, è vero. Sono due. Vabbè, dai, no, so. Io dico solo che quando sono entrato Checco, però quando ho tolto la tasca c'era il delirio di persone che correvano, il corpo di Scarlett. Esatto. Questo raga, perché per come è stato veloce e non ho notato nessuno, potrebbe essere... Io voto Alessio. Secondo me c'era pure Alberto che non dice niente. Beh, a caso però, comunque. No, cioè, Alberto non ha detto nulla. No, io non ero. Ma adesso andrebbe a uscire... Aspetta, ah, giusto, hai levato silenziato tutto, si vede. Ragazzi, Pallina ha ucciso davanti a me. Aspetta, no, c'è un problema. Aspetta, ragazzi, sono guardate, sono morti Sospizio e Alessio. Ma che dici? Alessio l'abbiamo buttato fuori noi, bravo. Ragazzi, un attimo solo. Allora, Debbie mi ha accusato ingiustamente. Perché cos'è successo? Ho trovato il cadavere, mi appiccico come al solito con i tasti, non mi ricordavo di dover premere R, però Debbie è arrivata e ha detto no, è stata lei. Comunque, il corpo sta in communication e sta nel corridoio, diciamo. Seppur l'avessi dovuto vedere che altro c'era, e poi si è mossa la testa, cavolo. No, ma... Cioè, tu hai visto proprio la morte o hai visto il corpo a terra? Ho visto il corpo a terra, ma mi sembrava che si muoveva, cioè mi sembrava fosse appena caduto. Sì, era no, appena... guarda. Era caldo. Era caldo. No, guarda, allora il fatto è questo. Io non ho visto perché c'è una botola lì. Quindi qui c'è la botola in navigation. Quindi può benissimo essere Ragazzi, scappato non di là. Posso, non posso smentire quello che ha detto. Perché avrebbe potuto ma pure ma tu hai detto communication adesso. No, scusa, navigation. Eppure infatti pure Debbie si è imbrogliata, ha detto sì, è vero. Era navigation, scusatemi. Navigation, non lo so. Diciamo un po' ma chi stava io allora non, posso... non commentano quello che è successo in Electrical. Allora, vai. Allora, secondo me che questo sospettoso al 100%.
Mamma mia, Albe, tu proprio non sai giocare. O sei impostore. Sospettabile. Sospettabile, non sospettabile. Quando finisci di parlare, dici, dici. Aspetto proprio tanto, ti giuro. Non stai facendo un cazzo. Ma perché tu invece, scusami, tu sei stato in electrical, hai fatto una task in electrical, dopodiché sei andato via. Perché ci stavi solo tu. Sei ritornato in electrical. Ma quando mai? C'era pure Jamile, c'era... No, ci stavi solo tu lì. No, dopo. Quando sono arrivati gli altri sono rientrato. Io facevo avanti e indietro. Non ti sto accusando. Come fai a dire che non mi stai accusando se mi dici che sono super sospettoso? Sì. Io sono super sospettoso, tipo la verità. Accusa. Vabbè, dire che sei sospettoso non stai dicendo secondo me che cosa. Hai comportamenti strani. Che significa? No, ok. Sei sospettoso. Se io ho dei sospetti su una persona, vuol dire che io sospetto che quella persona sia l'impostore. Quindi, ragazzi, 30 secondi, ricapitolando. Io vado su pallina per il semplice fatto che Debbie ma non è giusto, cosa. Scusami. Quindi, no, dite, ho sono di nuovo Debbie. Pure secondo me, io ci provo, vediamo. Chi dite? Aspetta, ripeti. Pallina, ho un sospizio. Pallina, e Checco? Pallina. Vediamo che succede. Vabbè, sono fuori, dai. Vabbè, sono fuori. Ma questa è stata la partita degli ingiustamente accusati. Abbiamo capito. No, sì, bravi. Mi dispiace, ragazzi, ma... Sospettosissimo! Ci ho provato a difendermi. Parliamone! Mi è partita proprio davanti a voi, letteralmente. Io avevo la tasca aperta, ma è stato Alessio. È stato Alessio. Sì, io ho optato per la tattica panico da folla. Infatti, bravo Alessio. Io non ho però mi avete votato a caso, cioè, perché nessuno aveva visto niente. No, io ho fatto per esclusione. Io ho accusato mio fratello perché c'aveva il colore simile al tuo. C'erano veramente 5 persone. Comunque vi ho chiuso io in elettrica. Chi era la punta? Io c'ero. Ah, tu c'eri? Scusate, mi accusate, non mi ascoltate manco, maledetti fasci. Ragazzi, non so se mi disconnette, devo un momento sistemare la visione sullo schermo perché mi copre i tasti, perciò non riesco a fare self report che mi avrebbe probabilmente certo. Fatto sopravvivere, quindi Alberto, vado un attimo. Alberto. Non so se mi disconnette però. Alberto. Tu mi vuoi fare le tue scuse? Facevo avanti e indietro per controllare se ti venivano a uccidere, tu mi accusi. Sospettoso. Però posso dirti una cosa, te lo dice uno straniero. Dire sospettoso non è accusare, cioè italiano. No, raga, mi ha buttato fuori. Solo che mi sospettoso. Ragazzi, comunque non è un problema italiano. Cioè, se io ho dei sospetti su qualcuno, no, vuol ma non dire mi preoccupate. Penso che potrebbe essere. Non sto dicendo, ragazzi, votate quello perché secondo me è quello. No, non è quello a comportamenti strani. Dibattito sulla lingua. Vabbè, un po' una cosa. Non so su cosa ci stiamo arrampicando. Ma come? È un attacco. Io non sto dicendo sei stato tu perché ti ho visto uccidere qualcuno. Ho dei sospetti perché io, come io avevo dei sospetti su Carla perché ha tentennato quando è stata votata quando è stata buttata fuori Deborah, certo. Non è un'accusa diretta, però ho un sospetto, lo sto tenendo a mente. Sì, è diverso da dire, secondo me quello. Scusatemi, faccio il nabo della situazione. No, vai Carlo. No, volevo giusto capire un po' chi è chi, volevo giusto pensare a inquadrare un attimo. No, ragazzi, facciamo così. Giochiamo con i nomi, con i nickname. Cioè, dite, è stata Debbie, è stata Pallina, è stata Alessio, è stato Trump, che è anche divertente. Carlo, devi fare play game. Ok. Siamo? Sì. Dai. Comunque Carlo, ti do un suggerimento, se puoi gioca con vicino una mappa di gioco presa da Google, perché ti aiuta tantissimo se non sai i posti e tutto, se hai possibilità di avere un secondo schermo.
Va bene, andiamo. Posso andare al computer. Perché credimi, io ho l'iPad vicino e ti aiuta tantissimo, perché neanche io so i posti, come si chiamano, eccetera. Quindi ti aiuta a capire dove, in che stanza sei, dove hai visto quelli, eccetera. Ok. Sono tutto uguali le mappe di gioco, no? Sì, 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 sì. Ah, ok. Più o meno. Vabbè, vediamo un po'. Sì, se hai bisogno dillo. Il resto con l'audio acceso. Va bene, va bene. Ah, ma c'è scritto il nome delle della stanza comunque nel... Sì, sì. Debbie. Ragazzi, chi ha trovato cosa? Io sospizio giallo. Ho trovato Deborah in quella stanza che sarebbe quella bianca dall'altro lato di navigation. Destra. Ah, ho due ossigeno. Ho due. Ossigeno, quello dove si fa l'emergenza. Ossigeno. Mm-hmm. E niente, è questo. Non ho visto adesso, non ho visto persona a quel lato. Poco fa sì. Okay. Gli altri? Allora, io inizio io, Abby, arancione. Ah, ero andato in al reattore per fare l'emergenza e con me c'era... Allora, sono andato con Pallina da admin fino al reactor. Esatto, confermo. Dopodiché al reactor abbiamo incontrato Alessio, Francesco, e Trampo. Francesco e Trampo, l'aiuto. E non mi ricordo se c'era qualcuno. Scusa se ti interrompo, l'unico che non avete visto ero io, perché ero rimasto indietro perché stavo poi... Non so esattamente quanto tempo fa, però ti ho visto. Mi hai visto probabilmente passare vicino Shields, perché stavo usando navigation. Io stavo in navigation quando... Non so se stavi salendo, onestamente. Ma non ti sto, non stavo dicendo che... No, che non ti sto dire esattamente il tempo. Ho incontrato, credo, prima il Viola, Pallina, vicino Storage, e poi credo te vicino Shields. Credo che è Rosa, Pallina, però va bene. Mi pare Carlo c'è ripreso insieme a noi quando stavamo tutti a sinistra. Sì, ho visto sospizio, okay. Sicuramente in giro mentre stavo camminando. Cioè, mentre stavo cercando di capire come funzionava la mappa. Sì, infatti io stavo aiutando, ero rimasto in chat vocale perché stavo aiutando. Sì, va bene. Questo sono arrivato lentamente all'altra parte. Comunque stavo in navigation quando è partito il sabotaggio. Ho fatto caffetteria, non ho incontrato nessuno fino a Medbay. Poi voi l'avete disattivato. Confermo di aver incontrato Carlo sul corridoio, quello di communication. Io non ho grandi sospetti, però potrebbe essere un self-report, dato che stavamo tutti a sinistra. Perché stavi così tanto a destra con l'emergenza? L'emergenza è stata abbastanza tempo fa. L'emergenza è durata un sacco. No, è durata tantissimo. Che significa, ragazzi? Cioè, non è che sto là tutto il tempo. Anzi, sto... Vabbè, cioè, non sto scusando, di sicuro potrebbe essere un self-report, ma non per questo. Ok. Va bene, rimaniamo che è un pochino sus. Ok. Skip. Fascisti. Ok.
grazie per il follow. My name is PewDiePie. No, vabbè, bellissimo. Questa richiesta PewDiePie, appena facciamo di nuovo la lobby, chiedo ai ragazzi se, se... Io li trovo sempre in security. Security, security. Sarebbe la sala a sinistra, sempre quella della delle telecamere. Non ho visto nessuno, okay, perché okay. Io stavo salendo da motore in basso, io. Però sono rimasto, mi hanno chiuso dentro e quindi sono arrivato che non c'era. Io l'ultima volta che ho visto Alberto ed Alessio stavano in electrical a fare le luci con me. E poi io sono andato a destra, non li ho più visto? Visti. Perdonami, chi hai visto? Alessio e Alberto. Che no, hanno fatto luci invece, electrical. Io invece, dopo che sono state fatte le luci, io ho visto Carlo e Alberto andare verso appunto il lato telecamera, cioè verso sinistra. Sì, che poi... È stato Carlo, però andava verso electrical, quindi... Cioè andava dal lato opposto. Però guarda che lui veniva da electrical. Cioè lui sì, ha effettivamente fatto... sì. Electrical, e poi dopo è tornato indietro. Sì, alla fine sono andato a storage e ho fatto la tasca là proprio un momento prima che è uscita il report, quindi... Io ho visto da storage, ho visto anch'io Carlo che veniva da sinistra, penso sempre electrical. Poi salendo, sì, non so quanto possa essere utile, invece ho visto Francesco che scendeva da su. Non so se si possa fare il collegamento in qualche maniera, perché dipende da quanto è fresca la kill, però... Queste sono le persone di cui mi ricordo. Ma pallina? No, ma io... Carla. Mi sentite? Sì, vi sento. Sì. Tina? Ok, scusatemi. Beh, intanto volevo chiedere un attimo a Daken, dopo che ci hai visto in elettrica, dove sei andato tu? Io sono andato a destra e ho incontrato Scarlett, che può confermare che sono andato in navigation. Infatti ho paura che mi facesse di nuovo fuori, quindi stavo abbastanza lontano da lei. Ok, ma perché ti ho visto lì. Dove? Il tempo di fare la task, quella, diciamo, una velocissima, è proprio sei scomparso allora. Sì, sono andato a destra, mentre voi due a sinistra, giusto? Alessio, scusami, dove era sopra? Dove hai trovato Alberto? In security. A security. Però, se posso dire, io Alberto l'ho visto in security, o era Jamil? No, Jamil eri tu, ti ricordi quando io stavo... No, aspetta, fatemi un attimo dire. Io stavo una volta andato in security ed è entrato qualcuno con un colore, non so se era Jamil o Alberto. Quindi se sei tu magari mi hai visto. Posso confermarti che non sono io, perché non sono minimamente entrato in security tutta la partita. Però era abbastanza tempo fa, capi che intendo? Cioè... No, sono sicuro. No, non dico te, non dico che sei stato tu. No, ti sto dicendo non sono mai entrato in security. So che non mi stai accusando, ti sto dicendo non sono mai entrato in security. No, perché volevo dire, se sei stato abbastanza tempo fa, potrebbe essere un self-report, secondo me. Posso dire una cosa? Mancano 14 secondi, ragazzi. Io sospetto di Alessio... e Carlo per due motivi. Carlo l'ho visto con Alberto tutto il tempo e Alessio è quello che ha trovato il corpo. Vado su Carlo solo perché è l'ultimo che ho visto in quella situazione.
Ma io non credo neanche dove ma sta. Ma non ha votato corpo. Nessuno, ragazzi. Cioè, ho votato io e un altro. Dove stava il corpo? Sinistra praticamente dove sta Carlo non è stato Alessio nell'incrocio Carlo non lo però so. verso la stanza delle telecamere raga io ho suonato perché dico non è meglio votare a questo punto lo lasciamo perché abbiamo detto che è Carlo ma io gli ho detto io sono rimasto chiuso che mi ha accusato io sono Francesco Trump. Io ti ho visto uscire da Electrical con Alberto. Dopodiché Alberto è stato ucciso poco nella stessa direzione in cui siete andati voi, poco più sopra. E Alessio ha visto te fare il movimento contrario dopo che sei appena salito sopra. Io l'ho visto sotto, però non sono sopra. Sono uscito da Electrical, sono andato a destra, sono andato in storage, ho fatto dopo la spazzatura. No, sei andato a sinistra. Sei uscito da Electrical, sei andato a sinistra. Io pure ti ho visto che scendevi da sinistra. Io ti ho visto, non lo so. Sto ancora imparando le stanze. Però ok, se mi dite che ho fatto so. E questo è il fatto che non so se esatto, pure io. Mannaggia. Se fosse stato un altro, io avrei votato quella persona 100-100 perché l'ultima che è stata con Alberto ha fatto il movimento avanti e indietro. E Alessio l'ha visto appunto fare la parte. Io l'ho visto fare la prima parte e Alessio l'ha visto fare la seconda parte. Allora, io però dato detto... che lui non si ricorda che cosa ha fatto, mi viene un po' il dubbio. Se è così dubbia questa cosa, possiamo anche skippare perché siamo abbastanza. Sì, allora, io dico due, l'unica cosa è sospettoso. Due. Allora, tra virgolette, perché non sono sicuro che io avevo visto solamente Alberto insieme ad Alessio in Electrical. Io sono andato a destra, loro a sinistra, non so altro. Un self-report ha senso. L'unica cosa è Carla mi colpisce che è molto silenziosa. No, poi vi dico perché. Poi vi dico perché sono silenziosa. Camille, non l'hai detto che l'hai vista, Carla? Sì, ma io me ne stavo per fatti miei. Prima. Sì, non è che. Quindi? Ah, skippo io. Io skippo. Io pure skippo, raga. Comunque non ho visto. Cioè, io sono stata da sola quasi tutto il round, quindi non saprei. Per me il più sus è Carlo, poi. Sos. Che vuol dire? Alessio, sospettoso. Ah. Io penso si dica sospettabile, sospettoso è una persona che sospetta spesso, vero. Penso, non vero. Lo so. Ragazzi. Che dovenia. Questo passo, cioè per ora sembra abbastanza tranquillo adesso. Vedo che quando sto qua tremo il giorno. Divertente mi sento. A tutti qua le telecamere, ma sì. Avessi capito che finite le tasche. Se rientra, ma che succede? Che succede? Zan. Succede? Ci siete? Yes. L'ho chiamato io perché allora Alessio e Checco, perché mi avete inseguito tutto quel tempo appena avete visto non so chi vi siete avete cambiato direzione? Raga, è morta. Io ti dico. Io sono andato. È morta Debbie. È morta Debbie, era lei che quando vi. È morta Debbie. Allora, io ho morto le tasche. Debbie era già morta. Un allora, sacco tempo allora ho visto un colore chiaro. Ok. Pallina che è morta. Ho visto un colore chiaro. Sì. Ti sto dicendo, ho sbagliato. Ho visto un colore chiaro. Voi due mi stavate seguendo. No,
che so perché era in telecamere con Mitty e Alessio Pallina. Cioè, in realtà io lei è andata anche in reactor, ma io in reactor non è andata. Non abbiamo trovato il corpo, è vero. Ma chi ha trovato il corpo? No, non l'abbiamo trovato. Tu hai appena adesso chiamato. Io ho chiamato il corpo. Sì, sto dicendo perché tu, Checco e Alessio mi avete seguito per un sacco di tempo. Appena avete visto un'altra persona, avete cambiato direzione. No, io ho visto Scarlett unirsi a noi a Storage, ma io da telecamere, che ero dove c'eri prima tu, ho detto adesso voglio andare in admin. Ho preso e sono andato dritto in admin. Io non ho fatto nessun cambio di direzione. E non c'era Alessio con noi? Scarlett può testimoniare? Sì. Ah, ma sei arrivato in admin? Ragazzi, l'ha superato. Sto girando a caso, sì, perché ho finito le task e quindi non so che fare. Ok, ma mi a caso per la mappa. Ma mi hai visto in admin? Io sono andato al tavolo. No, Scarlett l'ho vista in navigation. Ora l'ho vista in story. Io da navigation sono andato verso la caffetteria. Non mi ricordo se ho visto Francesco, ma perché sono sbadata semplicemente. Io sono andato in admin e ho visto Alessio fare un doppio passo, che è tornato in admin e se n'è riandato per controllare, secondo me, me e Scarlett. E te, probabilmente per la questione di tempo, tu già mi sei andato direttamente al tasto. Ma io, sì, perché Alessio mi seguiva. Infatti, Alessio è arrivato fino a vicino in caffetteria. Pure lui ti può dire. Certo. Pure lui ti può dire che lo stavi seguendo, come io posso dire che voi stavate Alessio, seguendo. Perché, cioè, ci siamo mossi proprio passo a passo. Secondo me, sono Alessio e che comunque. Allora, io ho finito le task. Io ho finito le task. E dato che tu sei l'unico di cui mi fidi al momento, perché ci hai visto in elettrica. No, Ale, tu sai giocare, seguendo. Secondo me non è vero, mi volevi far fuori. E Alessio, sicuro, uno. Ah, ma tu lo sai che io le faccio sceniche, quindi difficile che ti... No, perché mi hai seguito fino in caffetteria. Altro, secondo me, io stavo cercando qualcuno da seguire. Secondo me... No, io apro e chiudo una parentesi. Sì. Io non... Cioè... Tu mi dici, io sto difendendo Alessio, ma io ora ho solo detto, lui potrebbe dire la stessa cosa come io potrei dirlo, e io il turno di prima in realtà Alessio l'ho accusato insieme a Carlo, cioè per me continuano ad essere o Alessio o Carlo. Sì. Quindi, ora però dici che lo difendo, ma io prima in realtà l'ho accusato. Per me Alessio questo... Io vado su Alessio, su Carlo, ragazzi, scusami. Io vado su Alessio, votate Alessio, ragazzi. Ma io non sono io. Non esce, vero, scritto? Abbiamo tolto il fatto di che è lui. Bad. No. Non so se è lui, però. Vabbè. Ah, vabbè. Ma in tutto quanti sono i... Ah, non so più la cosa. Sento eco, chi è che fa eco? Francesco. Checco, fai eco? Non serve persone. Devo trovare... Ah, eccolo qua. Lui mi ha ucciso. E? Vabbè, i fratelli. Ma chi è ucciso fra adesso? Jamil, lo cercavo. Ero sicura al 100%. Checco, sì, però io pensavo Alessio e Checco. Davvero, Alessio, non ti sei difeso bene. Checco sì, me l'aspettavo. Ero convinto fosse voi due. Comunque, volevo... Stefano non l'ho sospettato mai. No, volevo avvisarvi che non ho disegnato un bersaglio dietro la schiena, comunque. Quindi... Se potete evitare di votarmi ogni round. No, povero Carlo, che quella cosa che hai fatto prima è, cioè, è super sospettoso. Poi...
siamo qui e si sente la musica, dice apposta per te. Nessuno a sistemare le luci, c'è cioè sola. Io sto arrivando, stavo arrivando. Stavo alla porta e mi è uscito del body. Ah, era nel corridoio di navigation. Mi volete dire un attimo dove stavate negli ultimi 3 secondi? Io sono già electrical che sistemo le luci. Con l'alibi con scatto. Dove ripeto? Io sono nel corridoio di engine e sono con Scarlett, se può confermare. Parlo. Io sono davanti alla porta di electrical, stavo per entrare. Campo. Per le luci sempre. Campo. Francesco, ecco. Ehi, ditemi, scusatemi, che mi avete chiesto? Dove eri negli ultimi 5-3 secondi? Ho fatto due task in admin e ero con Debbie alle luci, perché ho visto i piedi chiari e sono o io o lei e stavo facendo le luci. Carlo, ti ho detto? Sto esattamente davanti all'ingresso di electrical. Okay, stavo pallina. Per entrare quando è uscita la pallina. Ragazzi, ma veramente dite pallina? Io sono stata ferma tutto il tempo per scrivere al My Name is PewDiePie. Io ti sto solo chiedendo dove eri, quindi eri sono in stata in caffetteria tutto il tempo, quindi. Ok, Alessio? No, io ero in Medbay. Non è vero, ti ho visto che l'ha ucciso. Era Alessio, ragazzi. Dico sempre, ma no, per me non hai riportato tu. Allora avuto Alberto. My name is PewDiePie, se mi senti ti ho scritto, cioè scrivimi in chat privata così per la prossima partita ti aggiungo al server Discord e ovviamente se ci sei puoi giocare con noi, va bene? Perché ora non so se deve arrivare il decimo, non ho ben capito, comunque poi ci mettiamo un po' a fare aggiunte del server e cose là. Quindi non ho capito, scusate. Adesso chi stiamo votando? Ragazzi, ma siete sicuri? Cioè, io conosco Alberto, non è che mi sono stata ferma, però non è che è stato lui e sta accusando qualcuno. Cioè, sta accusando a caso. Io ero completamente un'altra parte. Potremmo chiedere a Jamil chi l'ha ucciso. All'oltretomba. Sì, Jamil, scusami, rispondici. Tu sai. Manca solo pallina che eventualmente io ho votato Alberto perché quando prendi attacca all'improvviso Alberto. Raga, io semplicemente schippo perché oddio. Questa è una cosa gravissima. Ragazzi. Wow, si fa interessante. Ma chi è che io sento l'eco? Carlo, comunque io resto col microfono attivo se ti serve qualche cosa. Ok, vabbè. Tanto sono un fantasma. Ah no, cazzo. Aspetta, metti. Che è successo? Senti, tu non puoi fare così. Ragazzi, è Alessio. Ve lo giuro, quello che volete, l'ho visto che lo uccideva mentre luci erano spiati. Io ero detto, era pure Alessio. Io l'ho trovato nel corridoio di navigation. Ho detto, io mi fido. Ah, sì, io ho detto, nel corridoio di navigation, ho chiesto io a tutti quanti dove stavate. Dove stavate? Dopodiché, Alessio l'ha detto, stavo in Medbay. Io ho detto, sei stato tu, non eri lì.
Rodrigo ha detto, secondo me sei stato tu. È vero. Ha detto che ti ha visto. Non lo so, cioè non mi ricordo, però. È lui. Tu hai detto, lui ha detto, tu hai detto, riportando le sue parole, lui ha detto sei stato tu, ti ho visto. Sì. Quindi tu stai dicendo che lui ti ha visto. Dici di averti visto. Lui mi ha visto sicuramente perché le luci erano spente e io ho visto il suo nome. Lui sicuramente mi ha visto più chiaramente. Lui sostiene che tu abbia ucciso perché ti ha visto. Anzi, lui non era in Medley. Era davanti a me e l'ho visto uccidere. Non ho altre cose per convincermi. Ma sai perché? Perché è un po' strano che tu hai esordito dicendo tu dove eri. Quando sei arrivato lui ha detto no, io ti ho visto, tu non eri qua. È un po' strano. Quindi, e poi c'hai un tono un po' particolare anche nella voce mentre parli, quindi non lo so. Sono una persona un po' particolare, lasciami stare. È un po' particolare, sei un bimbo speciale. Gente vota senza dire nulla. Debbie ha votato, ora manco solo io di tutti nuovo. Tutti sospettosi di tutti. Io non lo so, ragazzi. Ah, bello, io ho parlato mutato tutto il tempo. No, comunque volevo dire. Stavo dicendo, l'ho accusato. Allora, mi sta accusando in modo cioè, assurdo, perché io non ero lì. Durante l'emergenza lui non può aver visto una persona nell'intorno dell'emergenza, che è piccolissimo, cioè nella luce durante l'emergenza. Quindi è impossibile che abbia visto una persona intorno a andarsene. A meno che non l'ha visto uccidere in quel momento, non può aver visto nessuno. Vabbè, votiamo lui. Scusa, vota lui e poi voti. Vabbè, alla fine devi convincere solo me per adesso. Quindi. Ma non votate a me. Poi, io sono poi parli con Trump, cioè voglio dire, lo sai come come i voti, come fa. No, ma poi. Più bella del mondo, io sono buono. Sono buono a questo. Ma la cosa bella è che mentre parlavo voi stavate anche in silenzio. Uno ha detto vabbè, mi staranno sentendo. Ragazzi, un altro pareggio. Ragazzi, what? Vabbè, ma comunque se vola uno poi dopo vola l'altro. Deve fare. Qualcuno che non segue. Ragazzi, mutatevi. Vi sento fare le task. Mutatevi. Dite che sono stato io. Vai. Dite che ero io. Secondo me è Trump. Allora, secondo me è Trump. Allora, un attimo. In navigation, innanzitutto, io ho visto due persone. Una sto cercando di ricordarmela. Una ho visto. È un'accusa direttissima, però ho visto Debbie in ossigeno, giusto? Sì. E adesso ti dico pure secondo me chi è. Perché poi ho visto e Alberto è venuto tipo con me da quel lato. Io ho esitato e sono rimasto un attimo perché vedo solamente con Alberto e ho aspettato che passasse pure Pallina. Adesso non mi ricordo se Pallina pure è venuta da quel lato, però poi sono andato con Alberto e poi ho visto Debbie dove ho visto e poi sono andato in navigation perché c'è ancora una task là e niente. Ragazzi, io adesso siamo stati in ossigeno, io, Trump e Scarlett.
Quindi o è stata Scarlet o è stato un self report di sospizione. Non ho visto Scarlet. Io sono radio allora, in ossigeno io... appena partita la cosa. Allora, sono sicuramente... dalla sinistra dove finire in ossigeno. Avete visto Alessio? No. Qualcuno? Allora, Alessio è l'impostore. Ragazzi, io ho visto Alessio. Io ho visto Alessio. Io ero con quattro di voi che siamo passati da sopra Medbay verso ossigeno. Poi due sono andati verso gli asteroidi. E io e Pallina siamo andati verso, verso il basso. Ragazzi, scusate un attimo, in parentesi. Claudia non ha le cuffie, quindi non la sentite bene o a tratti. Fate un attimo parlare. No, dicevo che io sono andata sotto. Ho visto Trump che saliva, tipo, e Debbie era sopra invece perché era con me. Però sicuramente qualcuno mi ha visto che io me ne stavo andando da lì, cioè prima che venisse ucciso. Qualcuno mi ha visto. Tutti votate Alessio e lui comunque, anche se non ha fatto. Ma stai proprio accanito. Secondo me è Deborah. Io voto Alberto di nuovo. Io sono perché... stato tutto il tempo a ossigeno, ho fatto prima la task dell'emergenza e poi ho fatto la mia task del filtro, quindi vi ho visti andare via tutti e due da hai visto Deborah, tu Deborah hai visto me? No, perché io ho fatto tutto il tempo task, io sono rimasta tutto il tempo in ossigeno. Ah, Deborah e Pallina, se siete buone dovete votare Alessio. Vabbè, no, io ero con Pallina. Allora, non so, io stavo con Alessio. Pallina sì, forse è scesa, c'ha ragione su questo. Ma dico, magari non è stato l'autore di questa kill, ma è lui comunque l'impostore, perché lo so io. Come ti stai agitando? Scusa, perché non puoi averlo riportato, ucciso e riportato tu? Mi stai agitando? Non significa niente. Non c'è scritto buono sulla tuta, c'è scritto Alberto. E dai Abby, ma non si gioca così, non puoi dire io sono buono, cioè lo sai, nessuno ti crede. Hai vota Alessio, però vota bene, vota responsabilmente, vota per forza. La nuova strategia. Devi votare. Lo so, mi dovete convincere, so. Ragazzi. Ingiustamente votato per la terza volta. Va bene. Alessio non giocherà mai più. Alberto va fuori. Con noi. Ti odio. Fuori alla fine appunto Alessio. Scoppia tutto. Scoppia. 2 secondi, ma... 4. Ma tutto a posto. Ma chi è rimasto? Ragazzi, siete dei fessi perché io inizio partita. Quando sono morto e Alberto ha accusato Alessio, ho pure detto si è vendicato. Nessuno mi ha sentito. Alessio sa giocare, sentito. Ragazzi. Così, Alessio ragazzi, sa giocare. Odio. Ma poi a parte tutto, ma tu mi hai visto? Vabbè, mi hai visto, veramente. Cioè, dice la verità, mi hai visto? Non ho visto uccidere, però c'era il report. Allora ho letto il tuo nome.
E te ne... ma l'hai letto con la coda dell'occhio, perché era un'emergenza senza ho letto solo al però era abbastanza Albi, però diciamo che la tua posizione, il tuo modo di accusare, sì, è vero, cioè io veramente accusavo diciamo una legge, cioè, quando accusi me sei più aggressivo e io sono, alle volte sono buono, adesso è lui, no ragazzi, è lui, è lui. Io sono buono, anche io ti avrei creduto. Ma tra parentesi, non poteva, non era sicuro, perché come ho mentito io, poteva aver mentito chiunque altro che magari era andato a, era sulla destra dove sta la sala controllo. Era più Alberto, secondo me. Cioè, però... poteva essere veramente chiunque. Sa che io ho detto la verità e voi siete anche dei malfidenti. Però Abby, scusami, posso dire una cosa? Avete ucciso un povero agnellino. Abby, però scusami, se nessuno ti crede... E quando hanno ucciso me prima. O almeno, se la metà di quelli che giocano... Bene. Oh, Flo, posso? Se la metà di quelli che giocano non ti crede, allora vuol dire che c'hai tu qualche problema di comunicazione, no? Cioè, fatti credere, non dire lui! No, perché, ragazzi, sì, così... Non eri molto detto, convincente, tutto qua. Sembravi fatti. Veramente tu quello che... Sembrava... No, lui, sì, poi ti sei accanito, capito? Io dico solo una cosa. Potrebbe essere questo, che io sia poco convincente, oppure sarà un motivo esterno perché io non posso aver sbagliato, quindi darò la colpa al lag. Comunque no, volevo solo dire che la partita che l'ho iniziata, seguendo Alessio, dicendo poverino, lo abbiamo accusato sempre e mi ha ucciso. No, noi questa partita non abbiamo fatto le tasche. Eravamo pochissimo con le tasche. Sì. Fatto comunque. Che io ho dribblato l'ossigeno. Ma siete morti di ossigeno, giusto? Sì. Sì. Ok. Ci siamo, silenzio. Regalo riportato, io penso mi avete anche visto, chi era, forse Daken, hai visto che sta andato in mezzo e non ho fatto niente, l'ho riportato, cioè c'era già. In realtà no. Dietro di me, c'erano due persone dietro di me, nessuno mi ha visto, scusate. Posso dire una cosa? Allora, io ho visto premesso Sospizio, che sto dormendo. Sospizio fa... Dove l'hai trovato il corpo? Ok, io sto in caffetteria, ci sono appena passato davanti all'asteroide e ci sono due persone con me. Non mi ricordo adesso chi siano, però penso che mi abbiate visto. Sì, Sospizio ha fatto due weapons siamo passati, c'era Sospizio. Sospizio ha fatto insieme a me la cosa dell'ossigeno quando c'era l'emergenza. Pallina. Poi sì, non sì, l'ho visto. Ah, scusa, non mi hai visto. Poi non l'ho più visto, Sospizio, ho detto. Chi è che negli ultimi 5 secondi stava tipo passando davanti all'asteroide? No, è vero, io Sospizio e voglio sentire gli altri per un attimino prima di dire altro. Sì. No, vabbè, io ero entrato nella stanza dell'ossigeno, però ho visto che stanno già almeno due che stanno sistemando la cosa, quindi me ne sono andato perché non restavo là. No. Per caffetteria siamo passati anche io e Alberto può Carlo confermare perché mi stava seguendo. Io anche se perché venivo dovevo comunque del primo. Ragazzi, vi ricostruisco invece il mio percorso. Allora, io ho fatto ossigeno l'emergenza insieme a Sospizio. Poi volevo andare a fare l'altra, sempre dell'emergenza, perché prima è finita che siete morti per l'emergenza. E quindi ho detto vabbè, mi avvio. Poi è scattata, quindi stavo tornando indietro perché c'era una tasca indietro e... Io non vorrei dire, però quando siamo entrati nell'ossigeno io, Alberto in admin, già c'era Scarlett. Io non sto accusando nessuno, dico solo che c'era già una persona in admin prima di noi. Scusate, mi sono andato a prendere il caricatore del telefono. Sì, sì, ma... Potete dire dove è stato trovato il corpo? Caffetteria. Ok. Caffetteria. Io l'ho trovato, scusate, però... Scusate, che parte di caffetteria? Allora, diciamo, guardando il tavolo più verso destra, verso l'asteroide. Ecco. Cosa bella che ci siamo passati sopra tutti, praticamente. Io ci stavo passando, non ho visto nessuno.
Io non ho visto tutti, ho visto due persone. E no, poi ho visto tipo. Io, Alberto... Non so se Carlo o Francesco che veniva verso Ossigeno. Ah, io mi sento di scagionare Scarlett e Alessio. No. Altri possono scagionare qualcuno? Io posso scagionare sospizio e pallina. E penso, ma non ne so, non lo so, era un colore chiaro, non so se era pallina. E io soltanto quella che sono in ossigeno a fare le task, perché poi ho visto le task, sono sceso verso Shields, quindi sopra non so. Era Scarlett che stava già in admin. Scarlett stava già in admin. Infatti mi sento di scagionarla per questa kill. No, aspetta, scusa, quando è che stava già in admin? Quando siamo arrivati lei che ha fatto ossigeno, quello che mancava. Eravamo io, Alessio, proprio a caffetteria lato destro. E... siamo andati in admin e già è forse la più probabile, non la scagionerei. Che cosa? Perché ci siamo passati prima noi. No, veramente ho fatto io l'emergenza. Chi è che ha votato me? Non io. Io no, io ce l'ho fatto. Vabbè, ti è andata bene. Ragazzi, mutatevi, che si sente l'eco. Non engine ma navigation e non lo so, da sopra non ho visto nessuno, passando ho visto Carlo. Io come vedete già ho votato perché Carlo l'ho appena visto e stava in ossigeno, non è possibile. Cosa? Aspetta, ho avuto un brain fuck, cosa hai detto? Navigation. No, Stefano. Ah, sono rincoglionito. Scusami, ti ho votato ingiustamente. Era lì, infatti. Scusate. Perché mi hai votato? Ho convinto tu avessi detto reactor. Anzi, mi sono corretto e ho detto navigation. Ah, ok, avevi detto engine. Allora sono andato io in grain. Comunque, secondo me stiamo tutti dormendo. Perché neanche sono l'unico dormendo. Con un voto mi vengo cacciato. No, no, vabbè. Colpa mia. Schippiamo e si pareggia. Allora, aspetta, c'è una cosa da dire. Non è stata. Allora, io ho visto pallina 10 secondi fa in O2. Dopodiché, Carlo e Scarlett stavano vicino ad admin. Quindi, loro secondo me non sono stati. Alessio e Trump. Lì li stavo spiando. Quindi, secondo me, cioè, li ho visti, ero con loro. Quindi, non credo siano stati loro. Carlo e Scarlett. Carlo e Scarlett, avete visto Alessio voi? Sì, io l'ho visto passare. Era semplice. Io ho visto, ok, allora o è stato sospizio. Allora, per questa kill è stato sospizio con self report, è stato Checco. Checco, tu dov'eri? Perché? Io aspetta, io ero in telecamere. Io ero in telecamere, ho fatto. E poi no, da telecamere electrical. Io che c'entro? No, no, semplicemente perché non ti abbiamo visto. Perché allora, scusami, perché ero distratto, ho sentito Checco. Ho detto no, perché io che c'è? Scusa, perché ci stiamo io, Scarlett, Carlo e Alessio, che stavamo tutti e quattro in admin. Ed è una kill fresca perché io ho visto 8 secondi fa Carla in O2. Ma io Carla invece non l'ho proprio vista, non l'ho mai incrociata. E io non ci sono. Vabbè, perché tu stavi. Sì, tu stavi a io sinistra. Io dalla parte opposta, io non l'ho proprio visto. Allora dovrebbe essere un self report, secondo me. Okay, fatto però ragazzi, se votate me sappiate che, cioè, non è che pensate che perché prima c'è stato il self report adesso pure questo. Già mi avete dato un voto gratuito perché prima penso che sarà abbastanza scagionato. No, io l'ho detto solo per esclusione, ti ho votato, cioè non ho sospetto. Onestamente non saprei su chi rindirizzarvi perché ho incrociato solamente Carlo, ma se dite che sta a fare quello ci sta.
Se non sei tu, potrebbe essere Checco che sta mentendo, che non stava in elettrica. Se non votate me, però, cioè, te... no, vabbè, non è vero, se già Checco non voto... Già ci sono due voti che ti salvano. Io sono abbastanza tranquillo che non sia né Scarlett né Carlo. Alberto mi sembra convincente, quindi per me siete voi due. Sospizio e tra. Ma perché? No, aspetta, non è detto che siano. Non è detto che siano entrambi. Lo so che non è detto. Però io ho questi sospetti. Uno tra di loro sicuro. No, è campante, ragazzi. Così. Sicuro campante. È volato via. Uno tra via. Di loro sicuro. Vediamo come va a finire. Tanto c'è il figlio di Debbie. Dove l'avete trovato? Chi l'ha trovato? Carlo, dove l'hai trovato? Aspetta, sto cercando di capire come si... quell'altra storage e l'over engine, adesso non mi viene. Sto cercando sulla mappa di leggere. Tra l'altro nessuno se ne è accorto, ma hanno buttato fuori. Perdonate la mia nabbagine. Voglio dire solo una cosa a Carlo che è nuovo. Guarda che se non votate a questo prossimo giro, i killer forse hanno vinto. Ok, comunque in electrical l'ho trovato, c'era la porta chiusa. E venivo da storage. Io ho visto la electric navigation, io ci stavo appena entrando. Quindi secondo me che... No, perché? Perché ti ho visto andare... Cioè eri tipo... Io ero in telecamere. Io ho finito le tasche, cosa sono in telecamere? Eri l'unico che stava di là, insieme a Carlo. Ho capito, ma io ero in telecamere, cioè io ero fermo in telecamere a guardare tutti quanti gli altri. In electrical o dove sia non ci sono proprio passato. Per telecamere? Cioè, con... telecamere è... praticamente è il lato sinistro della mappa, zona centrale. Però, ragazzi, cioè per me o è self-report o siete voi due, perché io ero in telecamera a controllare, perché ho finito le task da una vita, infatti mi sto addormentando perché non so più che fare. Vabbè, io sono sicuro che non è sono abbastanza sicuro che non è self-report, vabbè che l'ho riportato io, però Scarlett sono abbastanza sicuro che non sia, perché anche prima comunque, quando stati io amici, ci stavamo assieme a fare delle task, quindi... Io voglio solo che Carlo abbia capito questa meccanica, perché lo ripeto solamente perché lui è nuovo, che se non votate stanno per vincere gli assassini, che siete rimasti in quattro. Beh, io quindi fate solo attenzione. Allora, ragazzi, in realtà avete buttato fuori, ragazzi, però uno... i morti non dovrebbero parlare, cioè nel senso... Sì, però e infatti ho specificato che Carlo, che non sa giocare, deve capire questa meccanica. Sì, io volevo, cioè specificavo, visto che siete in quattro, allora un assassino l'avete buttato fuori sicuro, sennò sarebbe già finita la partita. Ma comunque dovremmo lasciare il gioco a quelli che sono in ballo. Okay, okay. Poi nel caso dopo spieghiamo quali sono le condizioni, che cosa è successo. Ok, ok, è vero, ragione. Chi erano? Io e Francesco. Okay. Sì. Brava Claudia! Yeah, la prima volta che Francesco! Subito ha detto, è lui! Vabbè, io ero abbastanza sicuro perché ero innocente, quindi mi accusavano. Io ero abbastanza sicuro di non essere io. Non penso di essere stato io.
Però non saprei. Io mi sono cagato sotto quando stava in camera e mi ha ucciso. Telecamere. Ecco. Invece mi ero fidato completamente di Gecko. Infatti la cosa... No, ma di solo lui accusa di più a un certo punto. Quindi la cosa è stata all'inizio, che io l'ho visto fermo, mi sono incuriosito e ho detto ma non è che è lui. Mi sono avvicinata e mi ha uccisa. Altro per me si può fare l'ultima, ditemi voi. Sì, sì, dai, facciamo l'ultima. Sì, anche per me, dai. Sì, sì, vai, vai. Io ho mutato come al solito, ma maledetto Discord. Telefono, non vedo niente. Mutatevi tutti, non vi dimenticate. Allora, dove? Allora, l'ho trovato in navigation. Io venivo da storage e stavo risalendo. Sono entrato in navigation per fare la task e l'ho trovata. Self report, ti ho visto. Io posso garantire come l'hai visto. Come l'hai visto? Ti ho visto, self report. Ma è impossibile, fra. Ma stavo venendo da stage. Ma no, tu dove eri? Io ti ho visto uccidere Scarlet. Ma non è vero, fra. Stavo... Dove stavi? Stavo, dove mi hai visto? Stavo uccidere? Mandando in caciara, non è vero, non ti ho visto in elettrica. Capito. Però cosa? Almeno so che tu sei buona. Io posso garantire per Checco perché è stato tutto il tempo in admin con me. Corpo dove stavo? Scusa, fatemi... L'ho trovato in navigation. Qualcuno... Allora, io da Shields non ho visto scendere nessuno, ah, okay. Perché io stavo salendo da lì. Sono sicuro che Carla, che ve l'ho trovata nel corridoio tra storage e caffetteria, è innocente perché... Sì, anche io ho incrociato Carlo, non mi ha fatto niente, quindi... ho incrociato anche Alberto, non mi ha fatto niente. Ciao, ciao! Allora, io Pallina sento di scagionarla pure io perché in questo momento stava in elettrica, le l'ho vista, e dato che Jamil risa, cioè stava in storage ed è salito verso navigation, è impossibile che sia andato là e... l'abbia uccisa senza incontrare prima Jamil. Non ho incontrato nessuno, quindi penso o hanno usato una botola o si sono andati per sopra. Io ho un sospetto. Diciamo che questa volta mi sono trovato un po' nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nel senso che io stavo andando a fare la task, la solita task delle foglie dentro dentro ai condotti di reazione verso proprio navigation, quindi sulla destra, è l'unico che è uscito da lì era Sospizio, no, è uscito dagli asteroidi. No, quando io sono arrivato, cioè praticamente ci siamo incontrati all'uscita tra asteroidi e caffetteria. È proprio all'inizio del round. Non così tanto. Il tempo di fare la task, il tempo di arrivare, no, la cioè task Alessio delle foglie potrebbe fatto. Essere lui che è risalito da tu da sotto non hai visto nessuno, no, passare. No, non ho visto nessuno, però ci sono anche il io il corridoio l'ho fatto, a meno che non abbia ventato, diciamo, in asteroidi. Dai, l'unico però, scusate, che è uscito da lì. È possibile che nessuno mi abbia visto asteroidi. Ah no, forse era... Io sono No, vabbè, io non ti sto accusando in modo sicuro, diciamo. Anche tu eri nel posto sbagliato. La cosa sbagliato. Greve è che mi sa di aver visto Scarlet, in effetti, quindi ok, però cioè non... vabbè, conclusione di questa cosa, ragazzi, chi sono i sospetti? Io schifo perché ragazzi, non ho visto nessuno proprio. Però secondo me c'è il mio sospetto. Ho visto che uccideva... Io ho visto che mutata, dov'era? No, non ho capito, fra, che hai detto? Debbie mutata, dov'era? Non solo io. Non lo so. Debbie è stata mutata, non so se ha detto qualcosa. Ragazzi, scusate, mi era andato, mi si era bloccato. Vabbè, un attimo. Non fa niente dopo. Vabbè, figurati.
Allora, raga. Io qua wow, sicuro sto tanto che dove l'avete trovato? L'ho trovato io. Cosa? Non avrei detto che era lui, perché un sacco di volte mi guardava. E lo sai pure io, perché me l'ho incrociato varie volte. Però vabbè. Si fermava, mi guardava appena c'era un altro. Non lo so, vabbè. Posso dire solo una cosa, ragazzi? Mi parla? Okay. Tu parla, tu hai chiamato. Sì, l'ho chiamato io. L'ho trovato in ossigeno. Stavo andando a fare la task e stava morto là. No, ok, io stavo sul lato sinistro con Alessio. Poco fa l'ho visto. Ok, io ricordo solo che ho visto Jamila girarsi, ma penso fosse occupato, insomma, cioè mi sentirei di scagionarlo. Sì. No, io stavo a sinistra, a un certo punto si sono chiuse le porte, stavo con Alberto, ed ero sicuro che ci fosse un morto dentro. Ah, ho capito. Ma chi è che chiude le porte? No. Sì, mi ricordo. Invece c'era Deborah. Deborah e chi altro era? Io sono stata tutto il tempo in security. Pure io. Sì, infatti sono arrivato, c'era prima lei, c'ero pure io. Ma per come mai le task salgono così lentamente? No, adesso sono salite tutte quante insieme, perché non stava caricando. Adesso che manca pochissimo, infatti ho quasi finito le mie. Che gli impostori sono due. Se acceleriamo tantissimo, anche i fantasmi, anche se vi uccidono, corriamo e facciamo le task, abbiamo vinto questa partita. Mm-hmm. Quindi io non voterei. Io comunque, io l'unica persona che mi sento di escludere è Deborah, perché l'ho vista tutto il tempo alle telecamere. Ragazzi, certo punto ho finito le task, ragazzi, una cosa allora. Io penso che, visto che qua si chiudono porte, si fanno, cioè, una continuazione sabotaggi, secondo me qualcuno che sa giocare. È metagame. Perché? Cosa? Perché metagame? Lui dice che è metagame. Fare un ragionamento e dire, secondo me, non è Carlo che magari non sa neanche come si fanno i sabotaggi, è uno che può essere come Alberto, che è capace e va... È un ragionamento. Io posso anche dire, secondo me, infatti io sospetto Alberto e Alessio, perché secondo me sanno giocare. Ma uno dice sanno giocare, ma io posso anche dire, restando nel game, secondo me l'impostore ha studiato bene questa nave, sa perfettamente come disorientarci, quindi potrebbero essere Abby e Alessio che si sono uniti alla nostra crew solo l'altro ieri, perché prima eravamo in missione da un'altra parte. Cioè, dai, su, mamma mia. Metagame. Così non lo dici il metagame. Io
comunque ero sempre sotto osservazione di qualcuno, quindi sento qualche volta un po'. Io schifo perché se facciamo le task abbiamo vinto. Non lo so. Basta che anche i fantasmi spingono e finiamo tutto al volo. Non lo so. Ah, un voto anche a Trump. Trump che riceve voti. ma chi è che vota Trump? Allora ragazzi, non okay, vorrei ragazzi, dire. Ho visto Carla. Allora ragazzi. Aspetta. L'ho visto davanti a me. Carlo, tu sei morto. Sei morto, non puoi, non puoi parlare. Comunque, in ogni caso hai visto male. In ogni caso hai visto male. Perché ragazzi, allora, penso che Jamil mi sia da testimone. Penso che qualcuno che era lì ha approfittato della folla per accusare qualcun altro. Io subito... lo sapevo, quindi ora ditemi dove stavate e capite benissimo chi è l'assassino. Allora, io stavo per dire che sospettavo molto di Deborah e Checco che stavano tutto il tempo in security. Però cioè qui eravamo un sacco di persone, chi eravamo? Perché se loro due stavano là... di chi sta fermo in security? Perché secondo me qualcuno ha fatto il corpo prima, la kill, e poi si è spostati in security. Carla, quanto tempo fa l'hai trovato il corpo? Cioè, stava già... appena sei entrata? Mi sa che tu c'avevi il pannello aperto allora, Jamil, perché stava a fianco a me. No, non ho visto nulla. C'avevi il pannello aperto, vero? Sì. Io stavo nella tua stessa stanza, stavamo tutti quanti ammassati lì. E ho detto, ma tutta sta folla, no, che io ho che visto succede? Un po' di persone, però appunto magari t'ho chiesto se il corpo era a fianco o altro. Stava proprio sotto di noi. Non ho visto. Sotto ma di dove, noi precisamente? Non ho capito. Allora, mo vi dico, Trump, tu dove stavi? Io ero in telecamera, sono tutto il tempo in telecamera. Okay, Alberto e anche... ha fatto il balletto tutto il tempo. Ha fatto il balletto, ecco ragazzi. Io l'ho detto che era molto sass, Abby, e infatti ho visto che Abby ha ammazzato Carlo. Proprio tu dove stavi, Abby? Aspetta, tu mi dici che mi hai proprio visto uccidere? Dura al 100%. Tu stavi là? Sì. E mi hai visto proprio col coltello uccidere. Cosa? Mi hai visto proprio col coltello uccidere precisamente, sei sicura che ero io? Ma lo sai che non escono i coltelli quando si ammazza, vero? Io chiedo solo a Alessio dove fosse, perché gli unici due che mi sento che non erano in elettrica. Vabbè, niente, io voto, ragazzi. Io ero in admin. Io ero in admin e ho incrociato Carlo prima che uscisse. Ovviamente lui non può confermare, però ero in admin. Potrebbero essere anche Carla e Jamil. Ma io non ho fatto niente. Cioè, avete visto, sono entrato. A me sembra solo strano
che Debbie e Trump, se sono loro uno di, o almeno uno dei due l'impostore, siano rimasti tutta la partita, quasi tutta la partita fermi in telecamera. Cioè, bravo, adesso mi piace. Loro. Non penso stavo siano loro. Secondo la parentesi, mancano pochissime task, quindi fate. Sì, sì, dici, dici. Ma sai perché io ma mi fate parlare, Cristo? Vai, no, stai calmo. Alina, tu sei sicura al 100% che ero io? Sì, perché no? Allora sei tu. Ah, sì, ok. No, lui spara sentenze. Alina. Lui spara sentenze. Non sono... Spara sentenze. Allora sei tu, così. Non tenerti le cose per te, dille agli altri. Cercando di dire questa cosa per 3 ore, volevo capire se tua ricerca, se tua ricerca sono viene. E perché secondo te, scusa, fa il ragionamento? E, dato che io so di non essere stato. E ma gli altri non lo sanno, tu non devi convincere lo te so, stesso. Ma non mi hanno fatto parlare, io volevo spiegargliela questa cosa, ma mi hanno fatto parlare, hanno continuato a parlare, ho detto fatemi dire cosa, fatemi cosa. Ma non ti arrabbiare, è un gioco. No, non mi arrabbio, però non ho capito perché. Non parlare. Va bene, va bene. Capito? Io ve la due. Ah, il maledetto, guarda, per lo sapevo. Una volta che indovino. Ma no, raga, stavo in crisi perché stavate finendo le tasche. Io poi non sono una che ammazza tanto. Ma io faccio molti sabotaggi. Sai cosa ci ha fregato, Carlo? Il fatto che non erano caricate le tasche. Io dicevo, boh, c'è tempo. Poi belle buone, si è caricata sì, tutta la barra. Perché io si carica tutto insieme. L'ho visto pure io. Durante quando mi... Non lo so, per... ma chi è che non ha fatto le ultime task? Penso ne mancassero due. Boh. Ma è assurdo perché io l'ho finite praticamente dopo pure pochissimo. Io l'ho finita una vita. Poi sono tre turni che sono telecamere. Comunque Albi, tu sì, ti potevi difendere infatti, meglio, sembra quasi che non ti facessero ecco parlare. Ecco che si arrabbiamo, si arrabbia Alberto. Io volevo un sacco di tempo uccidere Debbie o Checco, ma stavano sempre tutte e due fermi a telecamere davanti a quel cazzo di schermo. Io non sono riuscito a parlare, chiedevo la parola ma mi parlavano sopra, non riuscivo a parlare. Dovevi dire io sono il buono. Devi alluccare un altro po'. Comunque posso dire una cosa? Non perché sennò si sente al microfono tu. Comunque voglio dire solo scusami Amu se ti ho uccisa per prima, mi sono vendicato per prima. Comunque cazzo avevo acchiappato a culo subito io. Sì, infatti ho detto, sono andato nel panico, ho detto come cazzo ha fatto a vedermi, è impossibile. No, comunque Abby, posso darti un consiglio, Abby? Non fare tipo sei sicura di questa cosa? Uno ti dice sì, sono sicura, allora sei tu, perché non funziona come tecnica. Sì, infatti come motivazione non ha senso. Cioè, devi convincere gli altri, non te stesso. Allora, io avrei spiegato semplicemente del fatto che io non sapevo chi fosse stato, ma dato che lei mi accusava per certo, sapevo che era lei, solo che non ho avuto il tempo di spiegare questa cosa. Poi in generale non pensavo voi votaste così a fiducia. Vabbè, ma lei ha detto che ti ha visto ucciderlo. Appunto, vabbè, ma l'impostore può... aspetta un attimo, però pure tu, quando fai l'impostore dici sono sicuro di aver visto questo, però la gente non si fida a volte, cioè devi riuscire a essere un po' più convincente. Sì, è colpa tua, questa sconfitta è colpa tua. È colpa tua, no, non è vero. Comunque mi avete ucciso tutti. Comunque Carlo, non devi dire quando ti uccido. Ti è sfuggito, ragazzi, e detto il lock. No, perché se volete... Non sapevo, pensavo che se entravi e c'era l'animazione, non ho mai visto quando veniva ucciso qualcuno da quando giocavo. Ho capito. Pensavo che avevo visto l'animazione di che era stato ucciso qualcun altro. No, manco capito. Tranquillo. No, non ti preoccupare. Nel caso di staccare, siamo così stanchi, io non l'ho proprio sentito Carlo dire. Siamo tutti dormendo. Ma infatti, Checco, quando tu mi hai accusato all'inizio, ho detto, vuoi vedere che c'è la telecamera, non l'ho vista perché sto dormendo. Ho detto, come cazzo ha fatto a vedermi? No, ma una cosa volevo dirla pure io.
quando Carlo ha detto ho visto Carla che mi uccideva, ma nessuno gli ha creduto. No, cioè uno poteva approfittarne e dire ah ok, va bene, questa è una vittoria facile. Infatti non ho capito come mai invece cioè, avete votato al vero, nessuno, capito? No, ma eravamo sì, siamo tutti, io sto dormendo. Sto spegnendo il computer, sto morendo di sonno. Sì, pure io, allora, già spegnendo. Io volevo solo dire Alberto che quando l'hanno accusato io ho skippato. Comunque Alessio, è stata una godura ucciderti alla fine come ultimo superstite. Vabbè, io posso dire che almeno ho imparato un po' come si gioca, quindi sì, sì, Carlo, sì, ma non ti preoccupare, ci sono tante meccaniche che piano piano. Sì, infatti, non ti preoccupare. Cioè, questa qui, per esempio, pure mo mentre muori, penso, fatto c'è di prima delle c'è Jamil che chiama la riunione e poi fa "Ma chi ha chiamato il corpo?" È vero. Siamo a livelli altissimi. Sì, sì, l'altra volta sì, ho dimenticato che si vedeva. Altissimo livello di gioco. Tutte le tasche. Cosa? Quando Carlo è morto, hai rinchiuso tutte le task? Io? Mi pare manca ancora uno o due massimo, non mi ricordo bene. Comunque hai capito che puoi farle anche da morto, cioè è importante pure questo. Ah, da no, morto questo... le puoi fare, anzi, ecco, passi perché attraverso i muri. È okay, più no, veloce da morto. Non puoi fare più niente, ok? Ah, no, ecco no, perché... No. Ma Carlo, comunque non ti preoccupare, chiedi tu, perché noi non gli abbiamo detto niente, meccaniche. Sì, sì, sì. No, dopo per scontato problema. Che ero morto, non potevo fare più niente, basta. No, ho capito. Ragazzi, l'unica cosa che non puoi... un minuto di silenzio per la relazione di Claudia e Jamile che si concluderà dopo che Jamile ha preso Paul, l'ha uccisa come prima, subito. Ma guarda che ti ho detto, io mi sono vendicato perché l'altra partita è stata lei a uccidermi per prima. Infatti io ho detto, questa è la vendetta. Vabbè, ma è un classico. Ma è un classico, cioè ragazzi, si uccide a vicenda subito. Guarda, anche tu mi hai uccisa per prima. Sì, è vero, tipo due o tre volte. Subito, bastard. In realtà, tu e bello... mio fratello. Ho avuto anche la cosa, ho detto, vabbè, amo, non la uccido. Poi ho visto che non c'era nessuno, ho detto, no, vabbè. Io ho provato a difenderla, ho detto no. Poi ci ho pure pensato, no, vabbè, Jamil non può mai uccidere Claudia al primo turno, se pure infatti non ho pensato farà che mai. Molti avessero detto che era quello, infatti. Invece... è finita, addio, mi riprendo la calza. Ragazzi, buonanotte. Buonanotte ragazzi, buonanotte. Sta buonanotte. Con buonanotte. Ciao ciao. Ciao ciao. Buonanotte raga. Oddio. Buon panino. Buon panino. Maronna raga, ma pensate sempre male, quello veramente mi sto mangiando un panino. Buonanotte ragazzi. Buonanotte. Buonanotte.